Bene, è arrivato il momento del terzo concorrente. E il terzo concorrente sono i Falqui della strada. Scusate, interrompiamo l'esibizione dei Falqui della strada per una notizia sensazionale. È appena sbarcato dal suo aereo il presidente per questo suo primo viaggio ufficiale all'estero. Una ragazza che non ho, mi faccio l'auto nuova che non ho, mi faccio due palle che non ho, di aspettare te, mi faccio tante pare che non ho, mi faccio cellulare che non ho, con il vibro col che non ho, così fa da vibratore. Tanti amici che non ho, mi faccio le lampade che non ho, neanche una casa perché l'ho perduta al casino, mi faccio prestare soldi che non ho, mi faccio fregare soldi che non ho, mi faccio una ragione che non ho, neanche più un neurone. Lavoro che non ho, imparo mestiere che non ho, mi faccio i conti in tasca che non ho, neanche le mutande, faccio leggere la mano che non ho, da una persona in gamba che non ho, mi faccio far le carte che non ho, neanche più un futuro. Guarda, io ti vorrei vicino, ma visto che la Fabiola fortunatamente ha il microfono, allora, puoi stare vicino a lei. Venga qui. Eccolo bene, lì. Bene, quale bene onore. Allora. Scusami, oso. Come giuria, li vedete? Sì. Io ho questo trabicolo davanti qua. Avete spostato tutto? Spostate niente. Un attimo il sinuolo. No, lascialo là, lascialo pure lì. Là. Lascialo pure là. Non sono riuscito a vedere benissimo la performance per via di questo trabicolo qua davanti, il totem. E di, che dire, a me piacciono i gruppi demenziali, per cui mi è piaciuta questa performance, mi ricordano molto un gruppo antico veneziano, si chiamavano i Messicani, che si presentavano proprio così, suonavano ogni anno alla Festa di San Giacomo. Vizio! Sì, sì, hai belli, rubato belli. Un gadget? Eh? Hai rubato un gadget? Sì, sì, perché era un po' paliduccio, quindi ho detto, beh, una lampadina ci sta, bello questo, non ve lo do più, quindi... Aspetta che è un po' cose, infatti sai nella mia cameretta qui è sempre importante. Prego, un gadget nuovo ogni puntata. Esatto. No beh, che dire, bello simpatico, complimenti. Anch'io come Furio ho dato un voto, non copiare, volevo copiare. E no complimenti, belli simpatici e divertenti. La bandiera non si nota tutta, però bravo, vuoi che la raccolgo? Facciamo vedere. No, volevo vedere cosa c'era lì, come si simboleggiava. Ok.
bellissimo, direi, facciamo così, ecco, prendi eccola, tenetela, direi molto lassativo, estremamente lassativo. Grazie, è troppo buono. Spero che i miei compagni di banco non ma lo siano. Ma cosa potrà mai dire? Bravi. Cosa potrà mai dire l'Alice? Siete stati simpaticissimi, veramente molto divertenti. Mi piace vedere che comunque delle persone non giovanissime, giovanissime di azzardi, no, 16 anni, 10, che... 20 anni. È bello che si sappiano divertire, si mettono in discussione e che vengono a fare un po', portare un po' di allegria. Io sono sempre d'accordo. Siamo un po' gli Storkel dello spettacolo, ci piace importunare divertendo la gente. Bene, in senso buono, però. Soprattutto, insomma, un po' di solarità, un po' di carisma fa sempre bene. Un po' di pazzia è qua, come puoi vedere. Insomma, leggermente. Grazie. Questo lo posso tenere? Certo. Sua, avete perso, ecco, la lampada. Allora io voglio parlare con uno di voi che siete tanti, quindi scelgo quello che sembra più innocuo, più normale. Ok, quindi vorrei parlare lui, però tu intervieni quando vuoi, eh. Cioè, tu fai, posso, cioè, tu fai il disturbatore, perfetto. Allora io di tante domande, di solito la Fabiola fa le domande, infatti adesso ve la farà, però prego, perché non voglio dare le spalle, perché siete talmente belli da vedere che non voglio che cioè non voglio coprirvi, così se la gente vi riconosce per strada sa dove farvi i complimenti. No, appunto. Appunto, una domanda su tutte, perché in questo momento me ne sono venute fuori un milione, ma quella che vorrei dire, perché? Ma la risposta sarebbe perché no. Ah, giusto. Poi l'altra domanda, da quale cert vi siete conosciuti? No, dove avete stretto, allora, amicizia? Con tutti delle malattie mentali diverse. Non lo avevo intuito, proprio. No, credevo... facciamo ammenda su di noi e cerchiamo di mettere via le nostre negatività. Oh, siete e fare qualche cosa. Fantastico, mi avete fatto piegare da ridere. Fantastico. Comunque tutto nasce all'università, perché al posto di studiare scrivo le canzoni. E... tutto nasce all'università? Un giorno ci siamo trovati, abbiamo unito i nostri sforzi e ne è nato questo oggetto di fantasia chiamato Falqui della Strada. Falqui della Strada. E chiamiamo la fantasia. Dal 1996 che facciamo queste cavolate, ci divertiamo e la gente le apprezza e noi continuiamo a farlo. E non ci siamo ancora pentiti, quindi. Quindi va bene, piacete. Aspettiamo la camicia di forza. Fate un applauso, 20 anni di carriera. Falqui della Strada. Fabiola, una domanda al volo per i nostri. Raccontiamo i 20 anni della nostra storia. Che però ci mandiamoli via, perché stanno prendendo il sopravvento. Io adesso. I contatti, se hanno contatti, pagine Facebook. Allora, abbiamo il nostro sito www.falquidellastrada.it, la pagina Facebook e anche ovviamente il canale YouTube, che ha ben 3 video ufficiali, di cui uno appunto sfornato un mese fa. Benissimo, allora voi siete in quanti? Siamo in 6. E adesso siete in 7, perché vengo anch'io. Con voi. Eccoli qua. E avete già vinto, perché... condurrà la Fabiola il resto della trasmissione. Avete già vinto perché riuscite a vestire Oscar in queste maniere. Guarda, sai che prima o poi, secondo me, la butto lì e finiamo sui nuovi mostri. Ve l'ho detta così. Non lo so. Facciamo i nuovi mostri. Ho il sensore. Falqui della Strada, un applauso. È andata anche questa e adesso dobbiamo, Oscar, lanciare la pubblicità. A tra poco.